Siamo all'interno dello stabilimento Ex Olivetti, oggi straordinaria realtà imprenditoriale napoletana. Maria Guarina Amoronlus anche quest'anno in prima linea per la raccolta fondi per la ricerca. Con noi la dottoressa Margherita Luongo. Dottoressa, il cancro non fa più paura o dobbiamo ancora essere molto cauti? Dobbiamo sempre essere molto cauti, però noi quest'anno abbiamo cominciato con l'Università di Camerino una ricerca sul pancreas con ossigeno e ozonoterapia, cannabis e melatonina. Questo è il primo bonifico che abbiamo erogato all'Università di Camerino per iniziare questa ricerca, dove questo è solo il primo step, dove speriamo di andare avanti con la ricerca, e questa è la prima parte che noi inizieremo sulle cellule trattate con ossigeno ozono, cioè sulle cellule di adenocarcinoma del pancreas trattate con ossigeno ozono, melatonina e cannabis. Se riusciremo ad arrivare a 50.000 euro di fondi, possiamo fare la seconda parte sulla cavia. E quindi noi oggi siamo qui per fare questo fundraising, questa raccolta fondi per la ricerca sul pancreas attraverso donazioni. Stiamo appunto dando le uova pasquali, i coniglietti, le colombe, e grazie alle nostre due guerriere di qui, la guerriera Silvia e Katia, che ci hanno dato questa opportunità, e grazie ai nostri sostenitori che come sempre ci stanno dando una mano per aiutare i piccoli e grandi guerrieri. Cancro del pancreas, prognosi infausta, ricerca, è la prima volta che si fa una ricerca con cavie trattate con ossigeno ozonoterapia nella seconda fase. Sì, è la prima volta che si fa una ricerca sull'ossigeno ozono e l'adenocarcinoma del pancreas. Oggi il pancreas è il tumore del pancreas purtroppo è uno dei più aggressivi, dei più mortali, con una mortalità pari al 100% da 3 settimane a 3 mesi di prognosi. Noi abbiamo già avuto delle evidenze grazie ai nostri due guerrieri, a cui abbiamo dedicato oggi i nostri due angeli, a cui abbiamo dedicato la ricerca, Claudio e Michele. Abbiamo dato l'opportunità a loro di avere una vita per 2 anni con una buona qualità di vita, però ovviamente c'è ancora tanto da fare, quindi noi speriamo che con l'aiuto dell'Università di Camerino, con la ricerca e con l'impegno di tutti, di arrivare a delle risposte, e chissà, forse un giorno potremo anche arrivare alla guarigione. Quindi, giusto per concludere, siamo in una fase importantissima, ma siamo in una fase molto molto iniziale. Lo slogan è quello: oltre al 5 per 1000, donate, 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 aiutate ad aiutarvi. Io dico sempre aiutateci ad aiutarvi, perché la Fondazione Amor, grazie ai medici volontari che gratuitamente prestano la propria professionalità, stanno aiutando tanti piccoli grandi guerrieri in tutta Italia, e quindi io faccio un appello anche ai colleghi di sensibilizzarsi verso questo problema, che oggi è diventato il male sociale, la prima causa di morte, quella del cancro. Noi possiamo veramente dare una mano, perché questa è una grande arma, se viene utilizzata bene può ridare una dignità e può migliorare una qualità di vita a chi oggi, e dare una speranza a chi oggi non l'ha.